Yep ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo. Bentornati dopo un episodio, dopo tanto tempo che non vi portavo un episodio del genere, ovvero possibili giocatori if del team of the week 24. Queste sono le mie prediction prese da un sito in particolare, ma anche basandomi un po' sulla logica della EA. Dunque, vi farò vedere in generale la squadra, non vi andrò ad analizzare completamente tutti i giocatori. Questi sono i panchinari. Vi state chiedendo perché Giovi hai messo Robben in panchina. Allora, io ho scelto tra Robben o Ribéry. Siccome abbiamo già avuto due giocatori del Bayern, non possono fare di nuovo altri due giocatori del Bayern. Poi sembrerebbe una cosa alquanto strana. Quindi io ho optato come mia prima scelta Ribéry. Ribéry perché ha fatto un gol, mi sa, e due assist, partita vinta 6-0 fuori casa. Ribéry comunque non ha avuto una versione in form, quindi ho optato per lui. Invece Robben sarebbe la sua versione TIF, la terza. Però Robben ha fatto più cose rispetto a Ribéry, ha fatto due gol e due assist, quindi se avrebbe fatto tre gol e due assist non avrei avuto dubbi, però io, per me, ci sarà Ribéry. Poi, state vedendo Pirlo in panchina. Pirlo in panchina, perché? Perché ha fatto un gol, sì, è stato un gol spettacolare dai 30 metri, la sua squadra ha vinto anche grazie al suo gol contro l'Atalanta, però, come la EA ci ha ben insegnato, Pirlo segnò anche nel derby di Torino, se non erro, gol decisivo, gol vittoria, non lo fecero in form. Ora, chissà, se proprio la EA non piace Pirlo, non lo metteranno. Abbiamo Afobe in panchina. Allora, su Foot c'è la sua carta ad un'altra squadra che ora non mi ricordo. Questa è la sua versione SIF, perché la sua versione IF è un bronzo, non del Wolves, scusate, ma di un'altra squadra. E la sua carta argento normale del Wolves non c'è. Ora non so se lo faranno IF, ecco perché l'ho messo in panchina. Poi abbiamo quest'altro, si chiama Tigadouni, scusate la pronuncia, ha fatto due gol, se non erro, praticamente 2-1, è stato il migliore in campo della sua squadra, quindi probabilmente uscirà anche lui in forma. Prendiamo un po' dunque ai nostri titolari. Ho messo due titolari del Paris perché sono molto, molto indeciso tra i due. Vabbè, Rabiot sarà CC se uscirà. Rabiot ha fatto due gol, una partita vinta ragazzi, 3-1 dal Paris. Invece Thiago Silva ha fatto un gol, però Thiago Silva è risultato essere il migliore in campo, quindi è una cosa alquanto strana. Potrebbero fare anche entrambi, attenzione, la EA non ci sorprende mai, diciamo. Poi comunque io direi di optare per un Rabiot, perché un Thiago Silva c'è già una versione Dota, una versione in form, sì, sarebbe interessante, ma non chissà quanto. Abbiamo Fontas, difensore centrale, migliore in campo, ha contribuito a mantenere la propria porta inviolata, quindi per me lui uscirà sicuramente in forma. Poi abbiamo questo portiere Silvestri. Allora Silvestri è stato il migliore in campo, rete inviolata, e sicuramente la sua versione IF ci sta tutta. Poi stavo optando anche per un altro portiere a gas, ma non credo possano farlo, non credo. Poi vabbè, abbiamo David Silva, stavo optando per David Silva oppure per Zeko, però io dico David Silva, ha giocato esterno sinistro, peccato perché è una carta che va messa come trequartista, è un trequartista puro, è un esterno sinistro, è sprecato, sprecatissimo, perché non è proprio velocissimo. Ha fatto due gol e un assist, la partita vinta 5-0 dal Manchester City, ed è stato il migliore in campo, quindi versione TIF, scusate, questa era la sua versione TIF, meritatissima. Poi abbiamo un Maccarone, scusate, non è un trequartista ma sarà un attaccante, se uscirà, questi sono sempre i possibili giocatori. Maccarone ha fatto una partita vinta 3-0 dall'Empoli, quindi nominato anche il migliore in campo perché comunque ha portato la sua squadra alla vittoria. Abbiamo Saku, questo è del Wolves,
o lui o Afobe, ma io dico più Sako. Sako perché ha fatto un gol e un assist nella partita vinta 5-0 dal Wolves nella seconda lega inglese, dovrebbe essere la Championship, FL Championship, è stato il migliore in campo, quindi assolutamente riceverà una versione in forma. È anche una carta interessante, un argento interessante, potrebbe avere anche un 88 di velocità, la sua base è 86 se non erro, quindi un 76 di dribbling, di tiro, scusate, sarebbe alquanto interessante. Poi abbiamo gli attaccanti, partiamo con Sala, controllo subito, ha fatto due gol, una partita vinta 2-1, è stato nominato migliore in campo, dunque una versione IF sicuramente. Mandzukic, allora, qui c'era anche una traccia tra Mandzukic e Griezmann. Griezmann comunque ha già ricevuto due versioni in form e ha fatto, se non erro, Griezmann due gol e un assist, mi sa. Invece Mandzukic ha fatto un gol e due assist. E ha finito 3-0 per l'Atletico Madrid, però Mandzukic, secondo alcuni, secondo molti, è stato il migliore in campo, quindi per me Mandzukic ci sarà. Questo è il mio Team of the Week possibili giocatori IF del numero 24, del Team of the Week 24. Ditemi il vostro Team of the Week, ditemi se secondo voi ci sarà Ribéry, David Silva e Mandzukic, c'è anche questi altri, oppure secondo voi se ci sarà Robben o un Pirlo. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale e mettete un bel pollice all'insù per questo video. Qui è Giovispo, vi saluto e vi ringrazio.